Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi finalmente comincia la settimana di video dedicati ai back to school. Allora, per chi non conoscesse questa tipologia di video, è una tipologia di video un po' particolare perché tratta diversi temi, però tutti inerenti al ritorno a scuola, al ritorno all'università e quindi io in questo video in particolare vi farò vedere appunto diversi outfit, alcuni outfit, non so adesso esattamente quanti, però un po' di outfit. E li volevo dividere in una parte dedicata alle ragazze un po' più giovani di me, quindi che stanno facendo magari la scuola media, le scuole superiori, e un'altra parte dedicata invece alle ragazze che stanno frequentando l'università, quindi ragazze della mia età o anche più grandi. E nulla, quindi io spero che questo video vi possa piacere, che vi possa intrattenere. Ho in mente di fare altre tipologie di video back to school, diciamo questa è una puntata pilota, quindi fatemi sapere se la tipologia vi può piacere, se questa tipologia di video vi può piacere sul mio canale, magari potremo fare anche altri video outfit ispirati ad altre cose. E quindi nulla, vi lascio gli outfit, ciao! Questo primo outfit che avete visto, quindi con questa maglia bianca, i jeans neri e queste sneakers che in realtà sono di mia sorella, gliele ho fregate, e appunto ho voluto mettere questa borsa che di solito io usavo tantissimo per andare al liceo, e la usavo molto per andare a scuola perché praticamente ci entra tutto, ci entra il computer, i libri, tutto quello che io dovevo portare ci entrava. E questo qui era uno degli outfit che io più utilizzavo durante appunto il liceo e anche la scuola media, perché io molto spesso mettevo un pantalone nero o un jeans e una maglietta sopra. Io cerco sempre di mettere magliette un po' carine, un po' particolari, anche se questa qui è bianca, come vedete non è che ha nulla di chissà quanto particolare, però essendo così che ha queste, non lo so, queste rouge, poi un po' scampanata, quindi è molto molto comoda, molto fresca. Non lo so, mi piace molto e molto spesso questa maglietta io la indosso anche con dei leggings, perché essendo leggermente più lunga sul dietro mi copre anche il sedere, quindi non c'è nulla di male nel metterci anche leggings. E nulla, quindi questo è il mio primo outfit, fatemi sapere se vi piace. E niente, la maglia è di Zara, i pantaloni sono di OVS, le scarpe sono di Stradivarius e la borsa, ve l'ho detto, è di Terranova. Outfit numero 2, questo qui è diciamo una tipologia di abbigliamento che io non indossavo spessissimo quando andavo al liceo o alle scuole medie, perché diciamo che non c'era la moda in quel periodo di ciò che sto indossando adesso, quindi di un crop top e un pantalone, però adesso vedo che va tantissimo di moda. Mi capitava spesso anche di andare all'università con un crop top e una gonna o dei pantaloni, perché comunque sono outfit molto carini, molto casual e vanno tanto di moda, quindi è una cosa che non fa mai male. E quindi oggi vi propongo questa diciamo versione un pochino più sportiva, che io porto un po' di meno perché è uno stile un pochino più elegante, però non è male, quindi adesso ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Allora, il crop top è di Nike, me lo stavo dimenticando, ce l'ho scritto qua enorme, e poi come al solito ho messo di nuovo i pantaloni che avevo prima. E io l'ho voluto abbinare con questo zainetto di, non ne ho idea, penso sempre Terranova, sì, perché l'ho sempre rubato a mia sorella, e ho messo questo cuoricino troppo troppo carino, questo qui, che secondo me ci sta molto bene con il colore del top, che è un cuoricino porta cose di Carpisa, che ho preso un po' di tempo fa, e secondo me ci sta super super bene. E comunque l'outfit così con
Questo zainetto secondo me è super super carino. Allora siamo arrivati al terzo e ultimo outfit per la scuola e questa volta vi ho proposto una roba un pochino più elegantina, per così dire, perché come vi ho detto io non andavo sempre con i pantaloni, ma ogni tanto mi piaceva mettere dei vestitini o delle gonne e nulla, quindi adesso vi faccio vedere questa mia ultima proposta per la scuola media barra superiore e poi passiamo agli outfit universitari. Passiamo alla descrizione dell'outfit. Questa maglietta la rivedrete proposta, è una maglietta di H&M della linea quella super basic bianca, e mentre la gonnellina è, se non mi sbaglio, di un negozio cinese della mia città. Molto spesso hanno queste gonnelline in tulle, ma le potete trovare ovunque, H&M, Zara, Veil, comunque la vende. E è una gonnellina normalissima, una gonnellina midi, quindi sotto il ginocchio. È molto particolare perché ha questo punto di rosa che a me fa impazzire, che è una specie di rosa baby, rosa confetto. Poi ha questo nastrino attaccato qui in vita ed è proprio veramente super romantico, super dolce, super liuba. E ai piedi ho messo delle scarpe, che anche queste vedrete riproposte, non so se riesco a farvele vedere, un attimo. Le scarpe sono queste, sono dei normalissimi sandali con un fiocchetto davanti con la zeppetta, le vedrete anche dopo perché diciamo che ho usato questo qui come modello, ma indossavo, se indossavo scarpe comunque alte, tra virgolette, indossavo un paio di zappette come queste che sono abbastanza comode, anche perché stando a scuola non è che dovevo fare chissà quante ore di camminata. E quindi nulla, queste qui mi piacciono molto e ci stanno molto bene con la gonnellina che svolazza. Allora, primo outfit dedicato all'università, questo qui è diciamo quello un pochino più casual, che è quello anche che indossavo un po' di meno in realtà, perché io non indossavo spessissimo i pantaloni all'università, preferivo mettermi gonne, vestitini, la mia era un'accademia di moda, quindi diciamo che ero molto influenzata da ciò che indossavano le altre persone e quindi non lo so, indossavo più vestiti, non so come dirvi. Però questo qui diciamo che è una alternativa che a me piace veramente tantissimo, perché ad esempio questo qui è un gilet scamosciato che sta andando da morire quest'anno, è di quelli molto che fanno uno stile un pochino tumblr, non so come dirvi, tagliato a vivo, fatto appunto in finto camoscio ovviamente, e nulla, è molto molto carino. Io poi ho messo sotto i soliti jeans neri per lo stesso discorso di prima, che non c'ho voglia di cambiarmi i jeans. Questa maglietta semplicissima è di H&M, questo smanicato è di un negozietto che si chiama Candida, una sottospecie di H&M sempre. I pantaloni sono di OVS, mentre le scarpe, che non riesco a farvele vedere, la seconda proposta universitaria, e questo vestitino è esattamente quello che io indossavo più o meno quasi tutto l'anno, perché era il tipo di vestito che io amavo mettere sia d'estate che d'inverno, perché ha la manichetta corta come vedete, però nella mia università facevano 50.000 gradi d'inverno perché mettevano il riscaldamento a pallettoni, e quindi io molto spesso indossavo dei vestitini comunque appunto come questo, magari smanicati con le manichette a tre quarti, e poi sopra mi coprivo molto bene per fare appunto il tragitto di strada da casa mia alla scuola, e poi stavo semplicemente così con le manichette corte in università perché faceva veramente caldissimo e d'estate faceva veramente freddissimo.
perché mettevano l'aria condizionata o il riscaldamento veramente molto alti. E io questo genere di vestitino lo sfruttavo veramente tanto, 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 tanto. Questo qui in particolar modo è tra i miei preferiti perché, come vedete, è rosa, è in pizzo, quindi ci sono molto affezionata. E se non mi sbaglio, di questa tipologia, cioè proprio di questo modello, credo di averne tre, tipo questo rosa, uno bianco e uno nero. Li adoro questi generi di vestiti perché penso che siano anche quelli che mi stiano meglio. Adesso ve lo faccio vedere un attimino meglio. D'inverno questo qui lo metto con delle calze nere e degli stivaletti, mentre d'estate semplicemente come oggi, senza calze e un paio di zeppettine. Se vedete qualcosa di bianco camminare per terra, non ho i topi in casa, ma è il mio cane che si vuole fare vedere, quindi un attimino. Topi in casa, ma abbiamo i toponi. Questo è Mickey, tanto piacere alle ragazze che non lo conoscono. Ciao ragazze, come state? Io tutto bene, sto facendo il fashion blogger, oggi faccio il video lookbook e ciao ciao! Lui è la nostra piccola mascotte. Proposta universitaria, che è anche l'ultima, e questo qui diciamo che è un vestitino più elegantino rispetto agli altri che vi ho fatto vedere. Diciamo che questo qui è quello più, appunto, quello più elegantino, però ogni tanto mettevo anche dei vestitini elegantini, magari capitava che la sera dovevo fare qualcosa e quindi dovevo uscire, magari ho un appuntamento, mi dovevo vedere con delle mie amiche, e quindi molto spesso mi capitava di mettermi qualcosa di un pochino più carino. Finisce qua, io spero che questo primo video back to school vi sia piaciuto. A me è stato un po' difficile girarlo perché con il caldo che fa ultimamente non è facilissimo farsi un cambio d'abito con le luci che ho qui davanti, però vabbè, mi sono divertita moltissimo. Inoltre mi ha fatto molto piacere anche ricordarmi e mettermi lì nella mia cabina armadio e dire: ah, ma che cos'è che indossavo io quando andavo alla scuola, cosa mettevo, cosa non mettevo. Poi ho riscoperto appunto la borsa, lo zainetto, quindi mi sono venuti in mente tantissimi ricordi che appunto ho passato a scuola. Un bacione enorme, enorme, enorme. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi tantissimi, tantissimi mi piace, commentatemi dicendomi qual è stato il vostro outfit preferito. E mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Io vi mando un bacione enorme, enorme e vi lascio, come al solito, ai bloopers, ovvero agli epic fail, come al solito, di questo video. Ciao! Ciao! Benvenuti! Ciao! Ciao. Bene. Allora, sto sudando.